degli uomini più renziani di lui, tra l'altro eliminando non persone contro di lui, ma non abbastanza a favore, che sono due cose diverse. Questo ha superato Berlusconi, ha superato ampiamente Berlusconi. Perché? Perché viene da un partito di centro-sinistra e quindi è più semplice, dato che loro dicono, ma si professano essere di sinistra, fare delle porcate però nasconderle. Io vi dico che occorre stare molto molto attenti, perché i falsi amici di sinistra sono più pericolosi, diciamo, dei nemici conclamati. Questo personaggio è estremamente pericoloso, l'abbiamo visto ieri, quando per ricattare di fatto i cittadini ha detto: i risparmi del Senato, 500 milioni di euro, li daremo per contrastare la povertà. Guardate che è vergognoso questo, è vergognoso. Esiste in questo paese un problema povertà? Esistono tanti altri problemi evidentemente, ma uno Stato serio trova le risorse a contrasto della povertà evidentemente. Noi abbiamo prodotto una legge che si chiama reddito di cittadinanza, sappiate che non è assistenzialismo, noi siamo contrarissimi a qualsiasi forma di assistenzialismo. La legge del Movimento 5 Stelle prevede il fatto che i cittadini devono essere costretti a entrare in un percorso formativo, prepararsi, imparare un nuovo lavoro, mettersi a disposizione della collettività, e se si rifiutano tre nuovi posti di lavoro si perde il sussidio. Non è assistenzialismo. Io sono, fermi un attimo, io sono figlio di un piccolo imprenditore che è stato distrutto dalle tasse negli ultimi 30 anni, distrutto dalle tasse negli ultimi 30 anni da parte di queste classi politiche che oggi vanno in giro a dire che occorre riformare 50 articoli della Costituzione per risparmiare qualche spicciolo rispetto a quello che si sono fottuti negli ultimi anni, come vitalizi per i condannati, come finanziamento pubblico ai partiti, come stipendi vergognosi. E devono cambiare 50 articoli della Costituzione per accumulare qualche milione, togliendoci di fatto la possibilità di votare. Ma attenzione, la Costituzione ha i suoi anni, si può anche cambiare, anche se forse sarebbe meglio applicarla prima di cambiarla. Ciò nonostante, si può anche cambiare, tutto si può cambiare, l'essere umano si evolve, ragiona, vota evidentemente dei rappresentanti con delle idee e si può intervenire sulla Costituzione. Non è che la Costituzione mai si potrà cambiare, ma lo deve fare un Parlamento legittimo. Soprattutto va cambiata per conferire maggiori poteri magari ai cittadini, quel che cambia, quello che non avviene in tutti questi anni. Io vi devo dire varie cose. Uno, abbiamo già parlato dei costi della a non votare per il referendum sulle trivelle, oppure non lo hanno accorpato con le elezioni amministrative, facendoci perdere a noi 300 milioni di euro che provengono dalle nostre tasse, dal lavoro di tutti quanti voi, e si permettono costoro di parlare del taglio dei costi della politica o dei risparmi di questa riforma costituzionale. Due, già l'ha detto Giorgio, guardate che è una palla colossale quella dei tempi legislativi da ridurre. Nelle ultime settimane, anzi negli ultimi 4-5 mesi, ve lo assicuro, la Camera dei deputati lavora dal martedì pomeriggio al mercoledì sera. Io anche per quello ho deciso di fare un tour estivo in motorino, perché voglio stare anche con la coscienza a posto, perché è immorale che si siano presi 41 giorni di ferie e poi dicono che occorre cambiare 50 articoli della Costituzione per velocizzare il processo legislativo. Basterebbe far lavorare i parlamentari che sono dipendenti del popolo italiano dal lunedì al venerdì e fargli avere delle ferie normali, 20 giorni d'estate, una settimana al massimo, anzi 4-5 giorni a Natale, perché guardate che le ferie sono 15-20 giorni a Natale, 12 giorni a Pasqua e 41 giorni d'estate. E poi il problema sono i tempi lunghi dell'iter legislativo per colpa di Camera e Senato, sono balle enormi. Questo paese non è che ha poche leggi, ha troppe leggi, ma soprattutto leggi di merda. Il problema è questo, perché le leggi sull'ambiente l'hanno fatte quelli che inquinano, perché le leggi sulla trasparenza delle banche l'hanno fatta i banchieri, perché le leggi anticorruzione le fanno i corrotti. Tra i padri costituenti di questa riforma, elevato a rango di padre costituente della riforma costituzionale, c'è un tal Verdini. I telegiornali non lo dicono, poi arriverò al problema dell'informazione, ma Verdini, che lui è uno di quelli che ha scritto queste riforme, ha 5 procedimenti penali gravissimi e in più è già stato condannato per corruzione. Ma gli possiamo affidare la modifica della Costituzione a questi personaggi? Tra i processi che ha Verdini c'è un processo sulla loggia segreta P3, un'associazione segreta che secondo i magistrati è volta a, diciamo, inquinare l'assetto costituzionale del nostro paese, e a uno accusato di inquinare l'assetto costituzionale Renzi ha conferito
la modifica della Costituzione della Repubblica. Questi personaggi si devono tenere a 20 km di distanza dalla Costituzione. Un altro di questi padri costituenti è Napolitano, uno che è entrato in Parlamento nel 1953, 63 anni fa, è l'anno della morte di Stalin. Sono 63 anni che lo paghiamo, io ho calcolato, ha preso dai 18 ai 20 milioni di euro tra stipendi e rimborsi elettorali e diciamo e di aree varie, e non ha mai imparato a rispettare il popolo italiano. Ha sempre pensato che il potere, no? Perché staliniste, queste persone pensano che il potere debba essere soltanto in mano loro, continuano a dire che non occorre votare referendum. Era lo stesso che invitava i carri sovietici a entrare a Budapest, è lo stesso che quando era ministro dell'interno non disse una parola quando vennero secretate le confessioni di Carmine Schiavone, il camorrista che disse dove erano nascosti i rifiuti tossici nella terra dei fuochi, dove ancora cittadini italiani muoiono ad ogni respiro. Questo è quello che noi vediamo ogni giorno, e ci stiamo mettendo una passione, una voglia, una vitalità, perché crediamo veramente alla sovranità popolare. Possiamo barattare per qualche leggerissimo risparmio la possibilità di votare i futuri senatori? Guardate che il Senato non è stato abolito, è stato trasformato in una Camera, una sorta di dopolavoro per consiglieri regionali, non eletti da nessuno ma nominati da questi stessi partiti che hanno amministrato l'Italia negli ultimi 30 anni, facendo lievitare le tasse, togliendo diritti costantemente e inserendo corrotti e corruttori all'interno del Parlamento della Repubblica. Queste, io non sapevo, io frequento queste persone purtroppo. Quando mi dico a mia madre la mattina vado in Parlamento, lei mi dice stai attento, mi raccomando. Ma è una battuta, ma è così. A 10 metri da noi è seduto l'autista del fondatore della nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo. Vi ricordate Cutolo? Ecco, l'autista Luigi Cesaro, detto Gigina Polpetta, anche lui sotto processo, è seduto a 10 metri da noi, un deputato della Repubblica. E quando entra i carabinieri sono anche costretti a mettersi sull'attenti. La settimana scorsa è stato votato l'arresto di un senatore che è entrato con Forza Italia, poi è passato in ICD e ha votato il primo giro queste riforme costituzionali. Questo senatore si chiama Caridi e è per la procura antimafia un dirigente della cupola segreta dell'Andrangheta, un'organizzazione, questa cupola segreta, volta a interagire con le istituzioni, dal Parlamento europeo al Parlamento italiano, al Consiglio regionale calabrese fino al Comune Reggio Calabria. Guardate che oggi ormai l'Andrangheta mette, ma le mafie mettono una sorta di loro neanche ambasciatori, veri e propri dirigenti all'interno della pubblica amministrazione, all'interno delle istituzioni, così possono direttamente manovrare dall'interno. Si sono evolute le cosche, si sono evolute, magari i loro figli studiano nelle migliori università del mondo, diventano politici, acquisiscono una formazione che gli produce, che gli garantisce appunto le cosche, e vengono inserite nelle istituzioni. Questo è l'ambiente che frequentiamo ogni giorno, e questi soggetti sono coloro che stanno provando a mettere mano alla Costituzione, che ripeto si può anche riformare, ma da un Parlamento legittimo. Voi dovete sapere che in questo preciso momento, nella Camera dei Deputati, dove siamo io, Sergio Battelli, Simone Valente, il primo gruppo più numeroso è il Partito Democratico, anche se ha preso meno voti del Movimento 5 Stelle. Però perché sono di più? Perché ha preso un premio di maggioranza, una sorta di bonus, che poi è stato giudicato incostituzionale, quindi illegittimo, una truffa dalla Corte Costituzionale. Però sono di più, è grazie a questa maggioranza abusiva che hanno riformato la Costituzione. Il secondo gruppo più numeroso è il Movimento 5 Stelle, il terzo gruppo è il gruppo misto. Qualcuno ha votato il gruppo misto? No, che cos'è il gruppo misto? È quel gruppo dove tutti i parlamentari che lasciano i partiti con i quali sono stati eletti finiscono, entrano lì, iniziano a vendere i propri voti. Chiaramente, insomma, lo fanno dicendo io sostengo la maggioranza di Renzi, io sostengo queste riforme costituzionali, però magari in cambio vedremo quel che otterranno nei prossimi anni, una ricandidatura, una rielezione, oppure la promessa di essere inseriti in uno di quei tanti enti inutili che costano, perché costano, vengono pagati dalle nostre tasse, che queste riforme costituzionali non hanno abolito. Si poteva intervenire sui vitalizi, si poteva intervenire sul numero dei parlamentari e sulle indennità. Io ho restituito in 3 anni oltre 170.000 euro, mi pago un affitto e me lo pago con i 3.000 euro netti, che sono tanti soldi che guadagno come parlamentare. Mi ci sarei potuto comprare casa, ma come puoi intascarti tutti quei soldi quando vedi, e grazie a Dio noi giriamo, guardate che la forza nostra è che giriamo sempre. Questo tour, che è incredibile, che mi sta poi permettendo anche di
di ritornare nell'idea del viaggio. Io adoro viaggiare, facciamo cose incredibili, ci ospitano dovunque a mangiare, ci regalano da mangiare, i benzinai non ci fanno pagare la benzina, è una cosa incredibile. Ci stanno accompagnando persone, venite con noi. È proprio l'idea che si può fare politica in un altro modo. La politica ce l'hanno rovinata, ma se ci pensate, la più bella attività che un essere umano possa fare significa mettersi assieme e risolvere un problema insieme, a patto che vi sia onestà, che è la condizione necessaria, forse non sufficiente, perché poi ci vuole anche studio, e noi studiamo, le nostre proposte di legge sono buone, solo che c'è un sistema informativo che è vergognosamente, asservito al potere renziano e anche a questi poteri forti che si sono divorati l'Italia. A Roma ci stanno facendo una guerra incredibile. Perché? Perché gran parte dell'informazione è detenuta da un soggetto che a Roma ha sempre comandato, che si chiama Caltagirone. Caltagirone è proprietario del Mattino di Napoli, da cui proviene, era direttore, l'attuale direttore del TG1, Mario Orfeo. L'unico che è stato riconfermato di fatto da Renzi, perché la riforma del sistema televisivo è di fatto peggiore addirittura di quella di Gasparri, cioè oggi la RAI è espressione non più della lottizzazione, della divisione tra partiti, già una roba oscena, oggi è unica espressione del Presidente del Consiglio. Il governo nomina i direttori di rete, che a loro volta nomina il direttore dei telegiornali, coloro che fanno la linea editoriale. E sappiate che soltanto il modo di decidere come inquadrare un soggetto determina poi un risultato diverso. Soltanto decidere chi o chi non inquadrare durante un servizio determina un problema di manipolazione. È tutto lì, ecco. Orfeo è stato confermato perché è l'unico che garantiva spazi enormi sulle ragioni del sì. E questo Caltagirone è anche Il Messaggero, che è un quotidiano letto a Roma, e Caltagirone ha anche interessi nell'acqua, detiene una parte di quote della CEA, che è l'azienda pubblica di gestione del servizio idrico a Roma, e Caltagirone ha anche i terreni sui quali vorrebbero, ma non glielo permetteremo mai, costruire questa nuova città olimpica per Roma 2024. E sapete chi c'è? Perché poi sono i tassi di tutti, eh? Sapete chi c'è? Chi è il presidente del comitato promotore di Roma 2024? Montezemolo, lo stesso che era presidente del comitato organizzatore dei mondiali di calcio del 90. E sappiate che l'ultima rata di debito sui mondiali di calcio del 90 è stata pagata dal popolo italiano, chiaramente l'informazione non ce lo dice, a gennaio scorso, 36 anni dopo, no, 26 anni dopo i mondiali di calcio del 1990 persi. Anche per colpa di quell'uscita di Zenga, ve lo ricordate di quel caso. E ha giocato pure da Sant'Anna. E noi dovremmo permettere a questi soggetti di fare le Olimpiadi con tutti i problemi che c'è a questa città. Lo capite che ci sono delle vere e proprie vendette che vengono poi effettuate utilizzando il sistema di informazione? Per questo ci siamo messi in viaggio e siamo in rete, sempre collegati, e sempre più persone si aggiungono a noi, e tanti cellulari stanno riprendendo e posteranno e metteranno queste immagini in rete, e chiunque potrà vederle si creerà una sua opinione legittima e autonoma, quello che non vogliono appunto che il popolo faccia, perché sostanzialmente ci vogliono abbastanza poveri, comunque una vita abbastanza di merda, per poterci controllare e magari comprarci con qualche bonus, che sono sempre quattrini che provengono dalle nostre tasse. Occhio che questa riforma del Senato va sempre nella logica renziana dei bonus, è sempre quello il sistema, è un quantitativo di letame incredibile. Voi vi dovete leggere l'articolo 70 della nuova riforma costituzionale, se capirete qualcosa nelle prime due righe, sono 20 righe, quando prima l'articolo vecchio, speriamo che sarà di nuovo il futuro, della Costituzione 48, l'articolo 70 è l'articolo che determina il modo in cui vengono costruite le leggi del nostro paese. Di fatto il vecchio articolo, quello della Costituzione, anzi l'attuale articolo, quello della Costituzione 48, dice che il processo legislativo viene fatto collettivamente dalle due Camere. Leggete la nuova riforma Renzi, Boschi, Verdini, se capirete qualcosa di questo articolo, non lo so, di 50 righe, votate sì. Se invece non come me, come tutti noi, come qualsiasi persona, non doveste capire nulla, cercate di comprendere il perché scrivono degli articoli della Costituzione che dovrebbe essere comprensibile a tutti, per non farcela capire. Perché? Perché in acque torbide si pesca meglio. Chi detiene il potere gode se c'è confusione all'interno delle leggi, perché è lì che se ne può approfittare. Sono 3 anni che stiamo in Parlamento, hanno fatto 8 leggi a favore delle banche, nessuna legge a favore delle imprese, nessuna.
una legge a favore degli anziani che campano veramente con delle pensioni ridicole, o della sanità pubblica che è stata spolpata perché? Perché la logica vuole proprio la salvaguardia della sanità privata, e basta vedere chi sono i finanziatori delle campagne elettorali di Renzi per capire perché si va verso quella direzione. Renzi ha preso i soldi lecitamente da cliniche private, perché la logica è quella, spolpare il pubblico che può essere visto, esiste corruzione per l'amor di Dio, a vantaggio del privato, è tutto lì. Io sto in Parlamento da 3 anni e vedo questo quotidianamente, e mi sgulo fuori appunto nelle piazze e vedo che c'è sempre più gente, perché noto che c'è appunto questo sistema veramente di informazione che oltretutto ci vogliono abbastanza anche ignoranti, è per quello che poi colpiscono la scuola pubblica, perché se siamo sufficientemente ignoranti sarà più possibile manipolarci con i loro servizi nei telegiornali, con i loro articoli dei giornali. Io dico, ci sono anche bravi giornalisti, però prima di credere ad un articolo che è pubblicato da un giornale, verificate chi c'è nel consiglio d'amministrazione del giornale che lo pubblica, tutto qua, perché se scopriamo che ci sono gli Agnelli, Elkan, c'è Berlusconi, c'è De Benedetti, c'è, non lo so, Confindustria, ci sono le banche, forse capiremo che avranno una determinata linea a favore dei loro interessi. Tutto qua. Noi stiamo girando in piazza per raccontarvi il fatto che non ci sono risparmi, che l'unica cosa che eliminano, tornando appunto al discorso dei bonus, è la possibilità per i cittadini di votare i senatori. Noi possiamo permetterci, per questi pochi risparmi, di affidare ai partiti, agli stessi partiti che hanno distrutto questo paese, la selezione dei futuri senatori della Repubblica, perché lì la logica, il bonus, io ti elimino alcuni senatori, noi cittadini diciamo elimino dei senatori, ottimo, perché è evidente, siamo tutti d'accordo nell'eliminare deputati e senatori, per l'amor di Dio, noi ripeto abbiamo presentato la proposta per dimezzare senatori e deputati, io ti elimino alcuni senatori e tu voti sì. Ma è sempre la logica del bonus perversa, perché ci vogliono in questo modo. Io ti do un contentino, ma nel frattempo ti tolgo il diritto, in questo caso il diritto al voto, che è un diritto importante. Oltretutto anche nella legge Italicum, che è soltanto applicata alla Camera dei Deputati, ci hanno tolto di fatto il diritto ad esprimere una preferenza, perché ci sono quelli che in gergo vengono chiamati capilista bloccati, ovvero i partiti politici decidono chi è capolista, e 9 volte su 10 viene eletto il capolista. Quindi il futuro Parlamento sarà composto, se dovesse passare il sì, da un Senato non eletto da nessuno, composto da consiglieri regionali scelti dai partiti, e da una Camera dei Deputati composta per il suo 70% da nominati dai partiti stessi. Ma noi che cosa decidiamo? Non ci fanno mai decidere nulla, ci fanno mettere una X una volta ogni 5 anni, neanche ci fanno scrivere un nome, una X una volta ogni 5 anni, e controllano l'informazione. Questa è democrazia. Io vi dico soltanto, aiutateci, aiutiamoci, ribelliamoci, indigniamoci insieme in maniera non violenta, democratica. Non possiamo sempre dire signor sì, perché più noi diremo signor sì e più loro ci calpesteranno. Sono abituati così, loro, sapete, fanno anche dei tentativi, vediamo fino a dove ci possiamo spingere prima di vedere magari una risposta organizzata di cittadini che rispondono appunto per salvaguardare i propri diritti. Fanno questi tentativi, vediamo fino a dove si arriva. Io sto raccontando una storiella in queste serate, che è molto sintomatica, è la storiella della rana bollita. Io vi faccio solo questo esempio. Immaginate di avere una rana vera, viva, e la mettete in una pentola di acqua bollente. La rana si rende conto che l'acqua sta scottando, dà un colpo di zampa e si salva la vita, perché capisce che morirebbe bollita. Ora prendete la stessa rana e mettetela in una pentola di acqua fredda e mettetela sul fuoco lentamente. La temperatura sale lentamente, la rana neanche se ne rende conto, all'inizio si sente anche bene, ha un leggero tepore, e poi alla fine, senza rendersene conto, muore bollita. È quello che sta succedendo nei nostri confronti, negli ultimi 30 anni. Ci tolgono magari il diritto alla salute, però ci danno il bonus di una giornata di cure gratuite per una determinata malattia. Ci tolgono il diritto allo studio, perché è sempre più difficile studiare, perché le tasse universitarie sono molto alte, però danno il bonus insegnanti, così gli insegnanti stanno buoni, quando in realtà stanno producendo una classe di insegnanti frustrati. E non c'è nulla di peggiore per il futuro del nostro paese di avere insegnanti frustrati, attenzione, ma non lo fanno apposta. Ci tolgono il diritto al lavoro, perché di fatto è sempre più difficile trovare un lavoro, i nostri giovani scappano.
però ci danno magari il bonus assunzione, anzi trasformazione del contratto sul Jobs Act, che non ha creato posti di lavoro, perché andate con un contratto a tutele crescenti a chiedere un prestito in banca, un mutuo per comprarvi una casa o per mettere su un'impresa, e vediamo che cosa vi rispondono. Io lo so, perché alcune persone che appunto abbiamo anche aiutato grazie al taglio dei nostri stipendi erano passati per le banche. C'è a Roma Sud, in un quartiere che si chiama San Paolo, via Libetta, andateci, vicinissima all'Università di Economia e Commercio Federico Caffè, una paninoteca gestita da un ragazzo romano che si chiama Luca. Luca cercava un prestito e le banche gli hanno sempre chiuso la porta in faccia. Gli servivano 30.000 euro per comprarsi la licenza, quindi abbassare i costi e mandare a regime questa piccola impresa, una piccola azienda che fa panini e li vende agli studenti. Le banche non gli hanno dato nulla, le stesse banche che poi danno quattrini agli amici degli amici e poi falliscono. Come può fallire una banca? Evidentemente ci hanno mangiato sopra. Banca d'Italia non controlla, Consob non controlla, MPS poi viene salvata dai quattrini nostri e non paga mai un dirigente di MPS. Guardate che alcuni reati che hanno fatto i banchieri fanno impallidire i reati addirittura dei boss di Mafia Capitale. Si sono fottuti, l'ira di Dio, sono soldi nostri, e poi tagliano al sistema sanitario, al sistema scolastico. Vi dicevo, questo Luca è riuscito ad ottenere un finanziamento grazie a questo fondo del microcredito, che è quello il futuro. Noi dobbiamo istituire enormi fondi per microcredito per sostenere le imprese italiane. I cittadini devono mettere in piedi delle imprese innovative legate al turismo, all'enogastronomia. Questa terra deve campare di turismo, cultura ed enogastronomia. Quello è il futuro, non le trivellazioni dei mari, il cemento. Qua in Liguria non avete a sufficienza di cemento. Troppo cemento, troppa paita, troppo burlando, troppo scagliola. Queste persone hanno distrutto questa terra. Questo Luca è riuscito ad ottenere il finanziamento, si è comprato la licenza, ha messo faticosamente a regime questa piccola impresa e ha assunto un altro ragazzo di 20 anni, sempre romano. Abbiamo due ragazzi romani che, anziché scappare magari a Londra, in Australia o magari anche in India, perché alcuni italiani vanno a cercare lavoro in India o in Cina, magari in alcuni call center, oggi lavora a Roma e porta avanti una piccola impresa e fa panini per altri studenti. Quando a me mi ha raccontato questa storia mi si è aperto il cuore, e noi ci manda avanti questo, credetemi, guardate almeno questa passione. Beppe dice spesso, guardate come si comportano magari dei parlamentari della Repubblica. Ieri c'era Monti in studio, io ho fatto un intervento sulla 7, guardate quello che facciamo, parlate con noi, state un po' di tempo con noi. Perché in realtà il meccanismo meraviglioso di questo movimento, che è un mezzo, un movimento, non è un fine. Per me non è il fine della mia vita. Il fine della mia vita è fare carriera come essere umano, quello che sto provando a fare. A me interessa la carriera come essere umano, non la carriera politica. Il Movimento 5 Stelle per me è stato un mezzo che mi ha consentito di entrare in Parlamento senza leccare i culi di mafiosi o di massoni o di politici, e di combattere per idee in cui credo in maniera totalmente libera e autonoma. È questo un mezzo. Oggi ci sto io, domani ci sarà qualche ragazzo qui, magari si comporterà meglio di come ci comportiamo noi, magari, io lo spero per i cittadini, per questo paese. Questo è il Movimento, un'enorme possibilità di aggregazione che ora sta andando avanti con le proprie gambe. È stato fondato da Beppe, che ora giustamente si sta anche ripensando al suo mestiere, santa pazienza. E Gian Roberto, un uomo che è stato massacrato dal sistema mediatico solo perché non si è venduto. In questo paese, se ti vendi fai carriere, diventi direttore di telegiornali, se rimani a schiena dritta, forse rischi di non far carriera, però ti guardi allo specchio e guardate che non c'è nulla che vale di più di guardarsi allo specchio, camminare a testa alta e ricevere l'affetto che stiamo ricevendo in questi giorni. Non vale nulla, io non le capisco questi come possono continuare a accumulare solo ricchezze, i vitalizi, i rimborsi, stipendi su stipendi, tripli, non lo so, incarichi, indennità di ogni tipo. È incredibile, non si godono neanche la vita. Io lo vedo pieni di ansie, di stress, neanche si godono la vita. Io lo dico, questi certi politici sono così poveri che hanno soltanto i soldi, sono così poveri che hanno soltanto i soldi. Io vi sto chiedendo di far parte di questo progetto, che è una salvezza. Possiamo anche migliorare, noi del Movimento dobbiamo migliorare, possiamo migliorare assieme, dateci una mano. Io penso che mai, non so, un parlamentare, un politico va in piazza e dice votatemi, io vi prometto che. Noi vi stiamo dicendo l'opposto, dateci una mano, sosteneteci, venite con noi, dateci consigli, soffiateci sul collo se vedete che magari certi comportamenti anche di qualcuno del Movimento non sono più
degni appunto da Movimento 5 Stelle, perché quel palazzo è una brutta bestia, è una vasca di squali il Parlamento, è frequentato da personaggi veramente improbabili ed è costruito proprio per farti staccare dalla realtà. Sono stati scientifici, se ti cade qualcosa arriva qualcuno che te lo raccoglie, onorevole qua, onorevole là, tutti sull'attenti, mi trattano a me come se fossi, non lo so, un nobile dell'ancien regime, come se quella fosse Versailles, perché il loro obiettivo è farci anche a noi distaccare dalla realtà, perché una volta che ti distacchi dalla realtà sei fottuto, diventi senza accorgertene come loro, se ti ungi un dito ti ungi tutta la mano senza rendertene conto, tu pensi di essere immune, nessuno è immune da corruzione, da contaminazione. Giorgio Gaber diceva: non temo Berlusconi in sé, temo il Berlusconi in me. Come a dire che c'è, esiste il vizio, ma allora è una comunità insieme, un collettivo insieme che può ridurre le possibilità di contaminazione. Tanti attivisti sanno dove abito, sai, a Roma si dice: oh, occhio, io so dove abiti. È vero, tante persone, come puoi corromperti se ricevi questo affetto, questa partecipazione? Potrebbe succedere, ma si riduce drasticamente la possibilità. E questa è la logica del movimento, che non viene raccontata dalle televisioni, ovviamente, o viene raccontata molto poco, o non viene raccontata dai giornali, perché molte persone hanno anche paura di mettersi in gioco e di fare quel che facciamo noi, perché significherebbe come dover ammettere il fallimento, quello che abbiamo ammesso tutti quanti noi a un certo punto, dicendoci: basta votare il PD, basta votare il PDL. Ci siamo passati tutti, ci sono passato anch'io, io l'ho votato il PD una volta, ci credevo, no? Beh, sono anti-Berlusconi, ma di che? Li ho visti in faccia, sono migliori alleati su tutti, il patto del Nazareno non è mai morto, oggi Mediaset non farà campagna elettorale a favore dei no al referendum, minimamente, farà una politica molto molto soft, perché in cambio magari Renzi non toccherà le televisioni di Berlusconi. Vi ricordate quando il presidente della Camera Violante, l'ex presidente, era il 2002, parlò in Parlamento del PD e disse: Berlusconi, perché te la prendi con noi? Non ti abbiamo toccato le televisioni, non ti abbiamo fatto un conflitto di interessi, perché ci tratti da nemici se siamo amici? E in quel momento è stato onesto. In alcuni momenti sono onesti, come quando Napolitano ha detto 3 settimane fa all'Italicum: forse è meglio cambiarlo perché sono altri tempi oggi. Cioè, 3 mesi fa era per noi fa sempre schifo, era la migliore legge elettorale. Oggi che il Movimento 5 Stelle è forte e che hanno visto che al ballottaggio 9 volte su 10 vinciamo, come a Roma o come a Torino, i tempi sono diversi, occorre cambiarle, togliere il ballottaggio. Allora per costoro le leggi elettorali non vanno fatte, diciamo, seguendo la bontà delle stesse per i cittadini, vanno fatte per la loro convenienza personale del proprio partito di riferimento. E sono questi quelli che hanno cambiato, vogliono cambiare la Costituzione. Sono questi soggetti che vogliono cambiare la Costituzione, manovrati dalla JP Morgan, dalla BCE, perché queste enormi banche finanziarie, che sanno che alcune costituzioni del Sud Europa sono un ostacolo al mercato, perché contano per loro più i prodotti finanziari dei diritti dei cittadini, sono loro che hanno imposto le variazioni delle costituzioni. E Renzi è un prestanome, è uno che conta poco, quando perderà il potere verrà messo da parte e verrà scelto un altro soggetto al posto suo per portare avanti appunto le logiche della grande finanza. È avvenuto con Monti, ormai è finito, quando era in difficoltà ci hanno messo Letta, quando era in difficoltà ci hanno messo Renzi. Questa è la logica, sono prestanome politici, non eletti da nessuno, infatti non sono passati attraverso le elezioni. Io vi sto chiedendo di essere sovrani, perché la logica è appunto quella della rana bollita. Loro vogliono appunto un popolo che sia inginocchiato, capace soltanto di ringraziarli per dei bonus che, ripeto, sono sempre quattrini nostri, bonus 80 euro, vengono dalle nostre tasse, non li ha stampati Renzi, hanno aumentato magari le tasse agli enti locali, i bonus insegnanti vengono dai quattrini nostri, ecco, loro ci vogliono inginocchiati a ringraziarli per un bonus. Io vi sto chiedendo di farlo assieme, di stare in piedi a testa alta a rivendicare diritti. Grazie a tutti e vado a Baraggio, grazie a tutti. Grazie a tutti.